Alleluia! Un miracolo è avvenuto. Prestate attenzione e ascoltate fino alla fine perché rimarrete sbalorditi. Nuovamente Padre Pio, fatto santo esattamente 20 anni fa, ha compiuto una sua apparizione, salvando una bambina. Nuovamente il santo ha salvato la vita dei suoi fedeli. Nuovamente ci ha dimostrato il suo amore e la sua fede nel Signore. Nella piccola città di Moncenisio, una bambina di nome Agata nacque 8 anni fa con una rara sindrome incurabile. I medici dissero ai genitori di prepararsi al peggio e non aspettarsi che la bambina avrebbe raggiunto i 4 anni, poiché questa rara malattia colpisce un bambino su 100.000. Non esisteva una cura e nemmeno un medicinale per alleviare il dolore della povera bambina che soffriva giorno e notte a causa di questa rarissima malattia. I suoi piccoli polmoni faticavano ad ogni respiro. Il suo cuore ad ogni battito, per lei e per i suoi genitori, era una situazione straziante, una sofferenza infinita. Ma Agata fu abbastanza forte da crescere e affrontare ogni giorno come una guerriera, riuscendo a placare la malattia. I medici non si sapevano spiegare il compimento di questa impresa. Tuttavia Agata riuscì a camminare, andare a scuola e fare tutto ciò che facevano i bambini della sua età. Ad un tratto però, una settimana dopo il suo 8° compleanno, Agata iniziò a sentirsi malissimo, avendo delle forti convulsioni, urla strazianti, sbalzi di temperatura. Era come se tutto il dolore sconfitto in quegli anni fosse tornato tutto insieme, più forte di prima. La madre la portò all'ospedale più vicino, dove i medici riuscirono a stabilizzarla, dovendo dare però delle brutte notizie ai genitori spaventati. La grave malattia di Agata si è espansa e ha raggiunto il cervello. Ogni suo pensiero le provocava un enorme dolore e la piccola bambina soffriva come non mai. In questi anni sembrava fosse tutto un brutto ricordo. Invece, ora Agata lotta nuovamente tra la vita e la morte. Questa volta il dolore della piccola Agata è talmente forte che i medici consigliano ai genitori di non fare più soffrire la bimba e lasciare che riposi in pace in paradiso. Così il padre e la madre passano gli ultimi giorni con Agata, cercando di consolarla e dirle che andrà tutto bene. Ma lei sorprendentemente non era preoccupata. Disse: «Padre Pio mi ha parlato». Il padre di Agata, quando lei fu ricoverata, portò in ospedale un santino di Padre Pio, dal quale la bambina non si staccava mai, e lo mise sul suo comodino. Proprio mentre i medici parlavano con i genitori della bimba, dicendo che non c'erano più speranze, un fascio di luce entrò dalla finestra della camera in cui si trovava Agata, provocando un bagliore immenso, come se tutto il sole si trovasse in quella piccola stanza. Dopo pochi secondi, comparve da quella luce Padre Pio, e si avvicinò ad Agata, posandole una mano sulla fronte, le disse: «Cara Agata, fin dal tuo primo respiro, hai dovuto superare innumerevoli dolori, sofferenze, difficoltà, e mai ti sei tirata indietro, nonostante la tua tenera età. Da sempre sei stata coraggiosa e hai combattuto ogni battaglia con la malattia, facendoti forza da sola. Sono qui a dirti che non eri sola, e non lo sei nemmeno ora. Gesù non ti ha mai abbandonato e io, come Lui, sono sempre stato al tuo fianco ad assicurarmi che tu stessi bene. So quanto sia stato difficile il cammino e quanto sia stata la sofferenza, il dolore, la paura, la solitudine. So bene quante difficoltà hai dovuto affrontare perché ero lì con te, al tuo fianco, sempre. Ora sono qui per dirti di non avere paura, perché non sei sola. Io sono qui con te e non permetterò che tu soffra ancora». Agata disse che sentiva fosse arrivata la sua ora e che i medici dicevano la stessa cosa. Così era pronta ad andare e chiese a Padre Pio solamente una cosa: «Io vorrei andare in paradiso per poter rivedere un giorno i miei genitori». Questa era l'unica volontà della piccola bambina, oramai rassegnata al suo ignobile destino. Le sue speranze erano solamente che i suoi genitori stessero bene
e di poterli un giorno rincontrare in paradiso, insieme a Gesù, per vivere nella pace. Padre Pio si appoggiò al letto di Agata e le rispose: «Cara figlia, è molto generoso da parte tua preoccuparti dei tuoi genitori in un momento come questo. Dovresti pensare a te stessa e alle tue disgrazie. Invece il tuo pensiero va alla tua famiglia. Il tuo cuore è molto grande ed è pieno dell'amore di Gesù. Tu sei un'anima pura e innocente e non meriti di lasciare questa vita così presto. Hai ancora tanto amore da dare e tanta fede da diffondere. Devi raccontare la tua storia e far vedere le persone. Fai vedere alle persone che Dio è con loro, anche quando non credono, anche quando sembra impossibile, anche quando tutto sembra perduto. La fede in Dio vi salverà. Solo Dio può essere con tutti e aiutare tutti. Solo Dio vi ama e vi protegge in ogni momento. Solo Dio vi perdona da ogni peccato e vi dà la vita eterna. Solo Dio sarà con voi in questa vita e nel paradiso. Cara Agata, continua ad avere fede, continua ad amare la vita, nonostante le difficoltà. Continua a diffondere la preghiera e il dono della fede in Cristo. Ti prometto che il tuo tempo non è giunto, ma hai una vita meravigliosa davanti, tanti giorni da poter vivere, tante emozioni, tanta luce, tanto amore. Appena finì di parlare, si girò e se ne andò scomparendo in quella luce divina. I genitori diedero la brutta notizia ad Agata e lei disse che già sapeva di doversene andare e che l'avrebbe fatto senza peso nel cuore. Ma Padre Pio le è apparso e ha detto che l'avrebbe salvata. I genitori non credettero alla bambina e pensarono fosse la malattia a farle vedere cose non vere. Ma esattamente due giorni dopo, il santino di Padre Pio si illuminò e sembrava quasi bruciare. In quell'esatto momento arrivarono i risultati dei test di Agata, che era appena guarita dalla sua malattia. Una vita piena di fede la aspettava. Ricorda di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche. A te non costa niente, ma è molto importante per noi. Grazie.